in questo numero del Salus TG. Il garante della privacy, ok all'uso dei dati per le cure senza il consenso dei pazienti. Dalla gestione dei rischi a politiche sui farmaci, ecco l'accordo con la Cina. Solo il 37% degli ipertesi in cura a valori ottimali, nuove strategie. I medici potranno trattare i dati dei pazienti per finalità di cura senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati. Questi i principali chiarimenti forniti dal garante della privacy a cittadini, medici, ASL e soggetti privati sulle novità introdotte in ambito sanitario dal regolamento UE in materia di protezione dei dati e dalla normativa nazionale. Il provvedimento generale intende favorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina, ancora in fase transitoria, e supportare gli operatori con informazioni utili alla loro corretta attuazione. Un piano di collaborazione sanitaria Italia-Cina per il triennio 2019-2021 è uno degli accordi firmati a Roma fra il Ministero della Salute e la Commissione Nazionale per la Salute della Repubblica Popolare Cinese. Tra le tematiche prioritarie, la riforma dell'assistenza sanitaria, le politiche per i farmaci essenziali, la prevenzione delle malattie infettive e di quelle non trasmissibili, con particolare riferimento al cancro e all'obesità, la valutazione e gestione del rischio nella sanità pubblica e la medicina tradizionale cinese. In Italia, solo il 37% degli ipertesi, nonostante le cure, raggiunge l'obiettivo ottimale dei 130 di pressione sistolica. Le più recenti linee guida europee e americane dell'ipertensione suggeriscono dunque nuove strategie di trattamento per colmare questo gap. Assunzione di due farmaci in un'unica pillola da subito per raggiungere il target di trattamento entro 3 mesi. Delle più recenti strategie terapeutiche contro l'ipertensione si è parlato a Napoli al congresso della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare.